girarle a vuoto l'elmo. Il condottiero è il conduttore di Per Fortuna in cucina, c'è lui. Ah, quante storie! Lui le patate non le pela perché ha gli aiutanti. Lui è uno chef. E noi? Cuoco. Lui è un maestro. E noi? Maestro? Ma quando dici maestro, a cosa pensi? Il capo, il faro, una guida. E invece quando dici maestra? La maestrina della penna rossa. E quando dici sarto? Ah, un grande artista, un genio creativo, lo stilista. E quando dici sarta? La sartina, la lavorante. Maestra, maestrina, sarta, sartina. Maestrina, è solo un modo carino, perché ci trattano in modo carino, come sartina. Si dice così perché è più carino. È un vezzeggiativo. No, è un diminutivo e ci sminuisce. Un vezzeggiativo è femminuccia. E non è poi così carino. Allora, perché non diciamo sartino, visto che è più carino? Dai, non suona bene. E chi ha stabilito che cosa suoni bene? Boh. Boh, 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 sarà boh, un nome, una garanzia. Oh, il mio nome è importante. Tutti i nomi sono importanti, è proprio di questo che sto parlando. Ma lo stesso nome al maschile ha un significato positivo e al femminile. Sei la solita estremista, fammi un altro esempio. Segretario. Segretaria, uomo pubblico, donna pubblica, buon uomo, buona donna. Buona donna va bene. Ah, no, li ho sentiti quando dicevano figlio di, come dire, zoppa. Va. Sì, ma se ad un maschio dai del toro. Cioè, come gallo e gallina. Ah, ma quella è la natura. E la natura è una cosa seria. Queste sono parole. Le parole sono importanti. Come diceva Rosa Luxemburg, la prima rivoluzione è chiamare le cose con il loro nome. Ci manca solo la rivoluzione. Devi stare calmo. Mettere la testa a posto. Un po' di buon senso, insomma. Sì, ciao mamma, buongiorno. Sono di corsa. No, non al parco. Sono al lavoro. Sì. Ha vomitato addosso anche a me. No, mamma, non posso prenderne permesso. Ho bisogno di lavoro e lo voglio. Ho una professionalità, delle ambizioni. O preferiresti forse che fosse una casalinga frustrata? Sì, ma un papà deve stare a casa tanto quanto una mamma. Cosa c'entra che lui sia maschio? Sono calma. Tranquilla, mamma, la mia testa è sempre stata al suo posto. Sì, il buon senso. Le mie responsabilità? Mamma, le tue? Perché non parli così a mio fratello? Le parole sono importanti, mamma. Come diceva Rosa Luxemburg. Come quale trasmissione conduce? Mamma Rosa Luxemburg, una rivoluzionaria, una donna. Eh sì, mamma, perché la rivoluzione è donna. Thank you.
propone? La solita zuppa lamentata. No, 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 non la solita zuppa. Oggi insegniamo a cucinare la crema di patata. Imperiale. Ah, la crema de pomme de terre imperiale. Ma qui c'è un impero di calorie da ghigliottina. Ah! Va dentro, dispensatrice di anime. Allontana da me questo amaro cuscinetto. Non mi pare proprio che sia il tuo problema. Piuttosto è il mio. Cellulite, eccola qua. Rotolini, quanti ne vuoi. Grasso in eccesso? In eccesso. Tu più che in eccesso mi sembri un difetto. I difetti hai lo samusceri, seppur magra appaio, flaccida sono. Le mantovane accompagnano ogni mio gesto. Le zampe di gallina seguono ogni mio sguardo. In una inarrestabile discesa agli inferi, ai lasse le carni e il terba, dal sottogola alle terga, verso la gravità eterna. Che no? No, non mi riferivo a te. Ottima interpretazione. Sono noiosi questi nostri discorsi. Cellulite, ceretta, cremanti rughe, lifting, scrubbing, peeling, pilates, gag, acqua gym, bilancia, stavera, pesa, centimetri, grammi, litri, litri di grasso, liposucchiate, rimodellate, rincretinite, anorzia, bulimia, disturbi alimentari. Ma quanto siamo disturbati! Ci preoccupiamo di più delle nostre misure piuttosto che misurarci con i veri problemi del mondo. E che mondo è mai questo? Un mondo di affamati diviso fra chi non può mangiare e chi non vuole mangiare. Oltre ai chili si perdono pure i neuroni. Un corpo senza cibo non funziona. Un cervello messo a dieta non serve. Mente sana in corpo sano. Tutti dobbiamo mangiare e mangiare bene, con moderazione. Ma perché? Uno stomaco pieno di cibo è così pieno di sensi di colpa. Essere perennemente a dieta ci fa vedere la vita in termini di privazioni e di limitazioni, di ciò che non possiamo e non dobbiamo avere. E per assurdo, quando riusciamo a resistere alla tentazione del cibo, ci sentiamo più forti e potenti, proprio perché siamo riuscite a negarci qualcosa. E siamo ormai così abituate e assuefatte alla rinuncia da sentirci immeritevoli. Siamo incapaci di chiedere, non osiamo nemmeno più farlo. E non parliamo di aumento di stipendi, poi. Già. Noi non parliamo di aumento di stipendi. Tre, due, uno, sigla! Tu la TV come sei tu, tu la TV come sei tu, tu la TV come sei tu, tu. Eleonora Duse Consume de Palkis e Sara Po sono con voi per una nuova puntata di Direttamente alla Brace ti piace! Tu la TV come sei tu, tu.
che ci seguite da casa. Non seguite il nostro esempio! Donne! Ragazze! Mangiate! E godete! Un bizzarro modo per augurarvi buon appetit! Buon appetit a tout le monde! Buon appetit a la pomme de terre imperiale. Oh là là là, già già, e con sì e con sa. La ricetta di oggi sarà la crème de pomme de terre imperiale. Sarebbe. No, no, sarà, vero Sara? Sara? Sara! Boh! Ecco a voi, Sara Boh, un nome, una garanzia. È qui con noi Eleonore Duse Consume de Palkis. Grazie, Eleonore. Grazie. E grazie allo sponsor, smalto la matta, quando ti va di fare la gatta. Miau, miau. Oh, care micione! Care amiche che ci seguite da casa, la ricetta di oggi sarebbe se si fosse fatto in tempo. Oh, ma con questo tempo, che giornata uggiosa, più che una calda zuppa rinfrancante. Meglio una spugna intrisa di aceto per noi inchiodate a sta TV. Ora, senza stare a cercare il pelo nell'ovulo. La maionese è impazzita. Come ti capisco? Sempre sbattuta di qua e di là. La. Eppure, care amiche che ci seguite da casa, adatta ad accompagnare un fritto. Mesto. Mestolo! Mescolo e friggo! Cervella fritte, cervella fuse, tanto a che ti servono, eh? Meglio un po' di friggere. Sì. Popcorn! Mi raccomando, care amiche che ci seguite da casa, con poco sale o la pressione sale. A me sale l'oppressione. Sale fino alla gola. La ghigliottina. Viva la rivoluzione. Rivoluzioniamo il solito menù, care amiche che ci seguite da casa, perché la rivoluzione è donna già, come te, come me, come voi, care amiche che ci seguite da casa. Sì, sempre a casa. Frustate! C'è tutto frustate, cattivona! Appunto, prendete una pratica frusta e impazzite! Donne, a stare sempre a casa, a guardare in TV cose che non mangerete mai, si impazzisce! Donne, ma sei pazza! All'acqua pazza! Un ottimo suggerimento, mia cara! Come riciclare quel pesce che si già puzzava quando l'avete acquistato? Figuriamoci dopo 3 giorni! Che arezzo! Che ribrezzo! E allora? Eccovi gli ingredienti che noi abbiamo precedentemente preparato. Che noi non abbiamo precedentemente preparato. Ingrediente fondamentale per l'acqua pazza è l'acqua. Ha ha ha.
l'acqua. Lasciate riposare per un'ora. Acqua cheta. E lasciale riposare un po'. È tutto il giorno che corre e non certo per dimagrire. Non ha tempo, capito? Provaci tu a farti passare il tempo che non ha. Oh, che micione! Ma è grazie allo sponsor. Manda la porta. Provaci a pelare un quintale di patate in 5 minuti senza gli aiutanti per giunta. Sapete quanto ci pagano? Lo sapete quanto ci ripagano le vostre lettere? Che mi appena combinazione care, care amiche! Ah! Amiche? Ma sei pieno di maschi che usano pure smalto la matta quando ti va di fare la bagnetta. Stanno avanzati davanti alla TV, senza iniziativa. Niente. Senza senso pratico. Praticamente ad aspettare che la pappa sia pronta. Tanto... Il cesso, la casa, l'idraulica, i compiti, i figli! I figli! Questo menù è adatto anche ai bambini. Tenere creature che ci riempiono la vita d'amore. Non ne hai? Non ne fai? Che egoista. Ne fai uno? Bene. Due? Meglio, così non ti si vizia al primo. Tre? Ma sei matta. Se li lascia la nonna, sei snaturata. Se stai con loro, li vizi. Se li cerchi al telefono, li soffochi. Se li soffochi. Quando ti manca l'aria, per il peso delle responsabilità, la solitudine, la sordità del mondo, la depressione. I figli a volte, sì, li soffochi. Medea! Oh, o l'altra! Quale? Quella che si è mangiata i suoi due bambini? Sì. Comunista. Oh, almeno se li è goduti, tutti doppiosi, varicellosi, crostati! In crosta di sale! Un'ottima variante, senza grassi aggiunti, non come i maschi adulti! Oh, maschi! Aggiungiamo pure che il tocco maschile in cucina è la mano del conduttore di Per Fortuna in cucina, c'è lui, sul culo! Grazie tante! Grazie! E tante grazie allo sponsor! Smalto la matta, quando ti fai fare la gatta, morta! Morta! Come la mano del capo che ci tappa la bocca! Smalto la mazza,